La Meloni ha minacciato Salvini e l'ha minacciato con un modo molto chiaro. Ha detto: caro Salvini, se continui con questo casino si va a votare. Quindi che significa? Significa che la destra pensa che si può andare al voto, che può cadere la legislatura, cadere il governo, cadere la legislatura e andare a votare presto, a giugno prossimo, insieme alle europee. E allora bisogna prepararsi. Conte è l'unica soluzione, secondo me, per guidare un'alternativa alle destre, per dimostrare che la Meloni ha fallito, per riprendere il percorso che poteva portarci al Conte 3 e non ci ha portato, per colpa di Renzi. Quindi si può iniziare a lavorare seriamente, a pensare a costruire un programma e un processo di aggregazione delle realtà che in tutta Italia vogliono un cambio di governo? Questa è la mia domanda, la faccio a voi, ma la faccio anche a me stesso. Conte, secondo me, ancora gode, è l'unico che gode di un consenso tra tutte le forze di opposizione adeguato a guidare l'alternativa alle destre. L'altro grande tema è la legge elettorale. Se la Meloni minaccia Salvini con il voto, perché lo fa? Per due motivi. Uno, perché non vuole farsi mettere fuori da un governo tecnico, perché non capisce che succederà, che governo ci può essere, ha paura di essere costretta come Fratelli d'Italia a sostenere qualche governo, perché è il partito più grande in Parlamento, quindi se c'è una crisi dello spread, dei conti pubblici, eccetera, lei sarà costretta a sostenere un governo tipo governo Draghi. Allora che succede? Che poi c'è un governo tecnico di un anno e poi Conte stravincerebbe le elezioni se sta fuori dal governo tecnico. È così o no? Penso di sì. Allora lei ha paura e dice: andiamo subito al voto. Andiamo al voto e minaccia così Salvini, che non è pronto per andare al voto, per portare Salvini a un disastro. Ma secondo voi il governo cadrà o non cadrà? Questa è la prima domanda. Il governo cade? Salvini, che continuamente minaccia, e un giorno vuole i soldi per il ponte mentre non ci sono i soldi nemmeno per le scuole, per la sanità, per i trasporti, non ci sono i soldi per le cose normali, e Salvini vorrebbe miliardi per un ponte sullo stretto che non sta in piedi perché tecnologicamente è una cosa vecchia. Voi avete sentito anche, ve l'ho messo in chiaro nella scorsa diretta, che il capo dell'autorità anticorruzione, quindi il capo dell'autorità anticorruzione, un'autorità indipendente, ha detto chiaramente che il progetto che hanno approvato in Consiglio dei Ministri del ponte è un progetto vecchio di 20 anni, inadeguato, economicamente insostenibile, cosa che già fu valutata dagli esperti, che tra l'altro noi avevamo definanziato già all'epoca in cui io ero ministro dell'ambiente, quindi sappiamo perfettamente. Io pensavo che l'avessero, devo dire la verità, pensavo che l'avessero aggiustato, che avessero almeno inventato qualcosa di nuovo, invece niente, se ne fottono. Questi sono arrogantemente incapaci, arrogantemente abbarbicati alle iniziative di potere, perché hanno voluto regalare, lo dice sempre questo il capo dell'autorità anticorruzione, hanno voluto regalare, allora vediamo un po', qua dice la luna mia è finita, veramente il 17 novembre agenzia rating Moody's dovesse rivedere le stime al ribasso, infatti il rischio è questo, bravissimo. Allora siamo di fronte a una situazione ingestibile. Il governo è in crisi, questa è la realtà. Non è ancora in crisi in Parlamento con i numeri, ma è politicamente in crisi. Guardate, la cosa più evidente è stata quando Salvini, pur di fottere qualche voto alla Meloni, ha chiamato la Le Pen in contemporanea, mentre la Meloni andava con la von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, a chiedere una mano. La Meloni andava a chiedere una mano all'Europa, Salvini sputava in faccia all'Europa insieme alla Le Pen, che tra l'altro sputava in faccia pure all'Italia, perché praticamente diceva: io italiani non ne voglio, cioè io immigrati all'Italia non ne prendo, mentre la Meloni diceva a Parigi è obbligata anche lei perché dobbiamo metterci d'accordo, è una frontiera comune europea? Sì, e allora una volta che le persone entrano, non entrano in Italia, entrano in Europa o no? Se entrano in Europa, ben fa l'Italia a fare tutto quello che deve fare, ma poi a dargli un lascia passare per entrare nell'Unione Europea. E ognuno può andare dove vuole, dove ritiene
Giusto, ovviamente devi fare il filtro, devi capire se ci sono delinquenti, devi capire se ci sono violenti, ma questo è un altro paio di maniche. Ma che ci siano disperati è evidente, perché chi vuoi che parta con i bambini piccoli in mezzo a un deserto, ai briganti, ai delinquenti, rischia di morire a mare se non è disperato? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Quello che è vero è che questo governo ha fallito completamente sulle politiche in Africa. Hanno detto che parlavano con la Tunisia, hanno detto che parlavano con gli altri paesi, hanno detto che avrebbero fatto iniziative per sostenere l'Africa. Perché guardate, per essere molto esplicito, io ho detto già molte volte, guardate che se aumenta il cambiamento climatico, la desertificazione in Africa, la gente non solo c'è il problema delle guerre, ma c'è anche il problema della desertificazione, delle siccità, che non ha da mangiare. Ma non saranno decine di migliaia come oggi, saranno milioni le persone che cercheranno di sopravvivere. È un istinto naturale cercare di andare a sopravvivere. Allora, vogliamo aiutare o no? Seriamente, non a chiacchiere, non da farabutti, non aiutando qualche dittatorello o aiutando qualche azienda italiana che manda in Africa roba scadente e roba decotta. No, aiutando davvero in Africa a poter avere un'agricoltura di sussistenza che gli permetta di vivere. Questo è quello che va fatto. Questo. Guardate, io ve l'ho raccontato già altre volte, vi ricordate? E ve lo ridico. Allora, ma questi sono scemi. Pensano che io faccio parte del governo. Ma dico, ma ragazzi, ma le persone che vengono sul web, ma almeno sanno andare, non lo so, sanno fare una ricerca su Google. Ma secondo voi io sto al governo, oggi? Ma avete capito che l'ultimo sono al governo è nel 2006? E ho fatto cose egregie perché io sono capace di governare, mentre tanti mentecatti o venduti fanno ben altro. Quindi io, quando sono stato al governo, per esempio, sono andato personalmente in Africa e sono andato a visitare un'attività della cooperazione italiana seria che ha dato gli strumenti agli agricoltori di quella zona per prendere l'acqua e irrigare le risaie. Con quel piccolo sostegno, queste persone non sono più partite per andare nei viaggi della speranza, perché non erano più disperate e potevano mangiare. Ma vi è chiaro o c'è bisogno di spiegare qualcosa in più a chi non capisce nemmeno l'ABC? Eh? E chi sta al governo? È chiaro che oggi sta al governo la destra, no? Ah, ecco, qua adesso ci sono anche quelli che insultano, questi vabbè, sono fuori e basta perché sono fuori di testa. Allora, è evidente che al governo c'è la destra, c'è chi l'ha votata perché è connivente, gli piace essere governati male, chi l'ha votata perché invece era convinto che potevano esserci cose nuove, delle speranze. Non è avvenuto, non è avvenuto. Ma oggi il problema non è quello che è avvenuto o non è avvenuto, oggi il problema è lo scontro permanente tra Meloni e Salvini. Secondo voi un paese può essere governato da due leader che si scannano? O soprattutto da Salvini che cerca di fare le scarpe alla Meloni pur essendo il vice premier della Meloni? A voi sembra normale che mentre la Meloni chiede l'aiuto all'Europa per risolvere la crisi enorme dei migranti a Lampedusa, Salvini chiami la Le Pen per attaccare l'Europa e dire che l'Europa non deve aiutare l'Italia, perché questo dice la Le Pen? A lei sembra una cosa normale? Allora, è evidente che si va verso il rischio di una crisi di governo. La Meloni minaccia Salvini dicendo, guarda, se tu mi togli i voti in Parlamento, si va al voto, si va alle elezioni. Quindi lei dice, non ci sarà un altro governo tecnico o altro, ma andiamo direttamente a votare. Allora, credo che da questo punto di vista... Angelo dice, perché a leggere certi commenti capisce cosa sia. Beh, è come dire, il web ha questa caratteristica, poi è chiaro che per fortuna non è che l'Italia è tutta di deficienti. E tra l'altro io confido sulle persone intelligenti, ma anche sui delusi. Guardate, alle ultime elezioni politiche, io vorrei che tutti voi questa cosa ve la mettete bene nel cervello. Alle ultime elezioni politiche, sapete quando sono andato a votare? Il 64% dei cittadini. Che significa che il 38% non ha votato. Quando io sono stato eletto in Parlamento e siamo andati al governo nel 2006, aveva votato l'84%. Ma voi capite che significa?
che dal 2006 alle elezioni scorse il 20% in più di persone, c'è una forza equivalente, perché il 20% degli elettori è più dei votanti, il 20% degli elettori che non votano significano un 30 e più per cento di persone di un partito più grande di quello, solo quelli in più che non sono andati a votare, solo quel 20% aggiuntivo, è un'enormità. Però significa anche che noi abbiamo tantissime persone che non vanno a votare, che possiamo convincere perché sono persone indipendenti. Perché non vanno a votare? Non sono ricattabili, non sono un voto comprato, ma sono persone indipendenti. Magari alcuni sono schifati, alcuni non vogliono sapere niente, e ci sta, e ci sta. Però sono indipendenti. Allora, bisogna fare in modo di convincere le persone che hanno votato e che si sentono deluse, quelle che non hanno votato perché erano deluse, però bisogna dare speranza. Ecco perché io vi sto dicendo, secondo voi, le opposizioni, l'alternativa alla Meloni, che io lo propongo, poi non so chi è d'accordo e chi è contrario, io dico che Giuseppe Conte può piacere o non piacere, a me personalmente piace, mi sembra una persona per bene e capace, però anche chi non lo ama deve riconoscere che nei sondaggi, in tutte le opinioni, eccetera, lui ha superato anche la Meloni come stima popolare. Gli altri, la Schlein, Calenda, chi vuoi tu, stanno molto molto sotto. Allora, Conte deve essere indicato con onestà, con intelligenza, da tutte le formazioni, dalle liste civiche, dai gruppi locali, da chi vuole un'alternativa alla destra, lo si deve, come dire, spingere nel guidare un'alleanza che si basa sul Movimento 5 Stelle, che è il partito che Conte guida, ma anche su liste civiche, cittadini, organizzazione, l'ARCI, le ACLI, pezzi di sindacato intelligente, perché bisogna batterla poi alle urne. Non basta lamentarsi, siamo tutti contrari, che ci lamentiamo a fare? Ci lamentiamo e poi non siamo in grado di costruire un'alternativa. Quindi abbiamo due problemi. Il primo, costruire l'alternativa alle destre, velocemente. Avere un programma, avere delle idee, avere cose che parlino alle persone, perché non può essere un'accozzaglia. Non basta mettere insieme quello che è il Movimento 5 Stelle, il PD e qualche altro partito minore. No! Servono 4, 5, 10 idee forti che facciano capire come si vuole cambiare il paese, con persone rappresentative e corrette. Sia persone nuove, sia persone che hanno dimostrato di aver lavorato bene. Io penso che dobbiamo recuperare il meglio anche di persone che sono state, per esempio, nel governo Conte 2, che hanno fatto altre attività, che sono persone valide, che dobbiamo fare in modo di rimettere al servizio del Paese. E poi molti giovani che sono una struttura fondamentale per cambiare le cose. Almeno questo lo penso io. L'altro tema è con quale legge elettorale andiamo a votare. E qua siamo a una, il popolo deluso, depressione, sta prendendo. Ma per non far prendere la riduzione dell'orario di lavoro, sono d'accordo con Maria, persone competenti, Mattarella sta tutto bene. Guardate, allora io direi, so che alcuni hanno un giudizio di Mattarella, alcuni altri. Io penso che Mattarella, nelle condizioni complicatissime, perché Mattarella sicuramente non è di destra, è un moderato, è un centrista, ma si è trovato in una situazione in cui il Paese gli ha votato un governo di destra. Per di più, per colpa dei mentecatti della sinistra che, a cominciare da Letta, hanno portato alle elezioni una area completamente sparpagliata e quindi gli altri hanno vinto. Questo è il dato. Allora, noi su questa cosa dobbiamo avere la capacità di andare fino in fondo. Andarci fino in fondo con forza, con tenacia e con determinazione. Siamo in grado di farlo? Secondo me sì. Quindi l'altra cosa da fare è cambiare la legge elettorale. Questa legge elettorale fa schifo, quella della Camera e del Senato, il Porcellum Rosatellum, è una monnezza di legge. I cittadini non possono eleggere i deputati e i senatori e si rischiano accozzaglie indecenti che danno delle maggioranze che poi si sparpagliano e non servono a niente. Quindi questa legge va buttata all'aria. Si può fare in Parlamento con questo momento? Non lo so. Anche là, Conte e 5 Stelle devono assolutamente imbracciare questa battaglia. Si può evitare, secondo me, di votare con questa legge? Dobbiamo fare il possibile.
Se si vota subito adesso con le europee non saremmo in grado, ma non saremmo in grado. Se invece si votasse onestamente un po' più in là, noi in questa primavera dobbiamo creare le condizioni di un referendum che si potrebbe votare, come dire, l'anno successivo per cambiare la legge elettorale. Con la paura del referendum noi possiamo ottenere la legge elettorale. Quindi poi vedremo le situazioni che succedono. Guardate, voi dite Mattarella è complice. Mattarella è un Presidente della Repubblica in un paese dove il Presidente della Repubblica non ha mica i poteri del Presidente americano o francese. Il Presidente della Repubblica deve fare le cose come la Costituzione gli dice. Quindi in alcune cose pure io lo vorrei più coraggioso, ma da qua dire che è un presidente che è di destra, onestamente io spero davvero che non ci arrivi un vero presidente di destra, perché sennò altro che Mattarella. Quindi dobbiamo avere sempre il buon senso di dire le cose. Probabilmente può fare di più, però per esempio su tutti i temi dell'autonomia differenziata, del tentativo di spaccare l'Italia, il presidente in tutte le occasioni sta parlando dalla parte di chi è contro questo schifo di autonomia differenziata. Quindi va dato atto quello che è giusto. Certo, io avrei voluto qualche legge respinta alle Camere in più e spero che prima o poi qualche legge vergognosa venga respinta. Posso andare oltre e vi dico, quale partito vuole cambiare? Apparentemente tutti i partiti vogliono cambiare. Quando hanno fatto l'incontro tra maggioranza e tutte le opposizioni, tutti hanno detto che avrebbero cambiato la legge elettorale. Tutti. Dopodiché il vero problema è chi prende l'iniziativa e trascina gli altri. Avete capito qual è il problema? Chi prende l'iniziativa e trascina gli altri. Ultima considerazione. Vorrei che voi facciate attenzione ai temi nuovi che dobbiamo porre. Io ho lanciato quello del trasporto pubblico. Il trasporto pubblico deve essere i cittadini. Il trasporto pubblico può essere gratuito, almeno per i meno abbienti. Ma poi, per esempio, per le persone che allora, vogliamo mettere delle limitazioni per evitare lo smog nelle città, è giusto, ma allora dai il trasporto pubblico gratuito a chi non si può permettere di cambiare l'auto. Cioè dobbiamo mettere insieme soluzioni ecologiche che abbiano una caduta sociale. Già sta avvenendo in Spagna in alcune sperimentazioni, lo fanno in alcune repubbliche baltiche, lo si sta facendo come esperimento in molte realtà. Dobbiamo cambiare la logica del trasporto pubblico perché diventi il trasporto prevalente dei cittadini. Ultima cosa, i taxi a Roma. Perché io vi dico i taxi a Roma? Perché stanno diventando una vergogna nazionale. Roma è candidata per, come dire, ospitare l'Expo 2030, che è l'esposizione mondiale che la Raggi lanciò come progetto per fare di Roma una città che sulla sostenibilità avesse un rilancio come l'ha avuto Milano dopo l'Expo di Milano. Ebbene, se però anche i commissari che fanno queste analisi vengono in una città dove non si può prendere nemmeno un taxi, perché non si riesce nemmeno a risolvere il problema delle licenze dei taxi o del fatto di dire ai taxi di usare il taxi con un secondo autista che quindi si mette sulla stessa licenza e quindi i taxi girano molto di più. La qualunque soluzione, ma quello che non si può fare in una città dove qualunque persona arriva alla stazione Termini non trova un taxi. In una capitale europea che si candida ad ospitare l'Expo 2030 e che deve ricevere addirittura i pellegrini del Giubileo 2025. Allora, per favore, e qua come al solito, ahimè, sembra sempre che io parlo sempre dalla stessa persona, come al solito il ministro, chi è? È il ministro dei trasporti. Chi è il ministro dei trasporti? Il ministro dei trasporti è Salvini, che invece di pensare ad attaccare costantemente la Meloni e a creare solo casino, forse dovrebbe ricordarsi che è il ministro dei trasporti. Quindi il trasporto pubblico gratuito può essere una soluzione buona almeno per i meno abbienti? Vogliamo lavorare su queste cose nuove? Vogliamo andare avanti invece che andare sempre indietro? È uno sforzo così complicato? Quindi, riassumendo, il governo è sempre più in crisi, sta deludendo anche i suoi elettori, Salvini attacca costantemente la Meloni, la Meloni ha minacciato Salvini dicendo allora andiamo al voto, e se è così, cosa che io auspico, perché se si va al voto comunque questo governo se ne va, ma se andiamo al voto abbiamo bisogno di un leader e di una proposta politica alternativa alle destre che deve preparare Conte, e abbiamo bisogno dall'altro lato di una legge elettorale decente che consenta ai cittadini di scegliere i deputati e i senatori. È tanto complicato? È complicato, perché
perché ci sono troppi interessi contrastanti, troppe finte leadership che non sono vere leadership, perché non sono capaci di fare i leader. Ma noi quello che dobbiamo fare è continuare a costruire una cittadinanza attiva, anche digitale, in cui voi approfondiate i temi. E se è vero che anche su questa pagina, come vedete, io ve li sto lasciando un po' di deficienti che scrivono, perché è anche giusto che voi abbiate l'idea di quanta gente scombinata esiste. Però io voglio che quelli che mi seguono siano altri, che siano degli attivisti digitali, però informati, non gente che insulta, gente che capisce, che diffonde notizie. Guardate che alla lunga funziona chi dice la verità e dà notizie vere e credibili. I pagliacci che vi dicono puttanate, poi alla fine si smontano da soli, nel frattempo creano danni. Ecco perché noi dobbiamo essere tenaci nel perseverare. Io vengo da una bellissima serie di iniziative in Puglia, a Crispiano, un comune governato da un bravissimo sindaco dei 5 Stelle, ma dove sono venuti tutti, assessori, persone di altre forze politiche, a parlare di come nella Puglia si possono creare esperimenti. C'è il vice sindaco di Taranto, che è un attivista ecodigital serio e che sta realizzando una rete ecodigital vera in Puglia. Ci sono tanti giovani, ci sono i giovani dei collettivi che ho visto di 19 anni e ci sono persone anche di 70 anni ormai determinate a cambiare le cose. Allora, lavoriamo insieme. E oggi sono tornato a Milano, gente dice, ma come giri? Giri in treno, che già fa? Se io ci credo nelle cose, chi nelle cose ci crede? Ci mette il cuore. E al di là degli imbecilli che mi dicono, ah, ma perché va là e qua? Ma perché vado? Perché sono attivista. E secondo voi l'attività seria politica si fa solo quando uno c'ha il posto di deputato senatore? O invece uno le cose le fa perché ci crede e poi magari il posto di deputato, senatore, ministro è un'occasione in più per avere più potere per cambiare le cose? Ma non è che io, una volta che ho finito di fare il ministro, mi sono messo a scrivere un libro e a farmi i fatti miei. No, ho cercato di continuare a fare le cose in cui credo. Le ho fatte avviando una fondazione insieme a Gianfranco Amendola, presieduta nel comitato scientifico dal compianto Domenico De Masi, ho iniziato a insegnare all'università dove cerco di trasmettere conoscenze, ho fatto campagne come continuo a fare e oggi il mio impegno è cercare di arrivare al governo Conte 3. Ci riesco? Non lo so, ma almeno c'ho un sogno, c'ho un obiettivo. Voi l'obiettivo qual è? Di piangervi addosso? O quelli di insultare questi quattro mentecatti che hanno votato Salvini? Mo sono disperati e se la prendono con me. Ma prendete quello che avete sbagliato a votare. Mica è colpa mia se non sapete votare e avete votato questi personaggi. Allora, con molta serenità, le cose si devono dire con chiarezza. Allora, voi dovete diventare attivisti civici, cittadini impegnati, intelligenti, competenti. Non è che dovete diventare geni, ma essere persone serie. Guardate che alla fine premia essere persone serie, ma secondo voi questi quattro scemi che insultano a tutti vanno da qualche parte? Sono delle persone frustrate, desolate e desolate. Lasciateli fregare. Noi però dobbiamo lavorare sulle cose che ci interessano. Vogliamo avere un governo migliore, alternativo alle destre? Sì. Vogliamo eliminare una legge elettorale che fa schifo? Sì. Come possiamo fare? Dobbiamo impegnarci per ora con tutte le iniziative che possiamo mettere in atto. Io oggi sono a Milano. È lunedì 2 ottobre e sono iniziati i corsi nell'Università di Milano Bicocca. Io ho fatto la mia prima lezione a una bellissima classe di oltre 25 studentesse, prevalentemente 4 studenti maschi, perché il tema del turismo è molto sentito dalle donne, che sono poi tra l'altro un motore aggiunto. Il motore sono giovani, ma le donne sono un motore in più, hanno una marcia in più su queste cose. Non voglio essere, come dire, esageratamente a favore, però sono molto toste. E ho incrociato, tra l'altro, con mio grande piacere, devo dire, i giovani della Consulta degli Studenti, del Consiglio degli Studenti. Ho visto il presidente, un ragazzo simpatico, un'altra ragazza che è del consiglio d'amministrazione. Sono persone entusiaste che cercano di cambiare le cose. Sono persone giovani, ventenni in questo caso, che cercano di costruire il futuro. Noi questa gente dobbiamo aiutare. Non possiamo stare appresso ai pazzi che si lamentano di tutto e che non fanno una mazza. Noi dobbiamo passare dal lamento all'azione. Io voglio parlare con gente che agisce. Poi le azioni possono essere tante, possono essere il fatto che mettete un like a una opera buona fatta da qualcuno, invece di stare solo a insultare le cose che non vanno, fino a mettervi a disposizione per
creare, per esempio raccogliere le firme che stiamo raccogliendo sul referendum, sulla proposta di legge sul salario minimo, fino a organizzarvi per fare nel vostro comune una lista e cambiare l'amministrazione comunale. Perché io ve lo ricordo a tutti, la Costituzione italiana, la democrazia, non è solo andare a votare. La Costituzione dice che tutti i cittadini hanno il diritto di organizzarsi in partiti per concorrere alla guida del paese. Cosa significa? Che ognuno di noi, cittadino italiano, ha il diritto di organizzare, se vuole, un partito, insieme ad altri ovviamente, suppongono, non da solo, in Italia tutti saremmo capaci di farlo da solo, per cercare di concorrere a cambiare le cose. Si può fare? Secondo me sì, non che tutti vogliono fare un partito, per sviluppare una cultura della partecipazione, una cultura della conoscenza e diventare attivisti veri. Ci riusciremo? Secondo me sì. Adesso ci lavoriamo e quindi io vi saluto, perché vi voglio salutare, vi chiedo di aderire al gruppo Ecodigita verso il 2050, che la transizione ecologica e digitale significa proprio fare queste cose, un mondo più vivibile per i giovani, un mondo più trasparente attraverso un digitale usato bene. Questa è una cosa semplice. Oppure vi iscrivete al gruppo Amici di Alfonso Pecoraro Scagno, così avrete anche l'avviso delle dirette e delle iniziative che facciamo, perché io ho, come dire, il piacere che Anselmo Pellizzi, che è il segretario della rete Ecodigita, d'Italia Ecodigita, coordina i lavori con questi giovani per cercare di cambiare le cose. Ci riusciremo? Secondo me sì, noi siamo in grado di cambiare le cose, è chiaro, il destino è nelle nostre mani, però bisogna lamentarsi quando bisogna lamentarsi, ma poi agire. Perché se ci lamentiamo solo non andiamo da nessuna parte e ci fottono, ci fregano, perché alla destra o alla parte peggiore della destra gli interessa gente che si lamenta e che non fa male. Con questo governo andremo di male in peggio e questo è il lamento. Con le iniziative che vogliamo fare avremo delle vittorie e cerchiamo di convincere Conte a costruire, a iniziare a bossare il Conte 3, quello che Renzi ci rubò con una sorta di colpo di Stato, come mi ha detto uno degli addetti di quelli che hanno visto, ha detto quello è stato un colpo di Stato, onorevole. È vero. Allora, io vi saluto, vi auguro una buona serata, in questo caso da Milano, quello che vedete dietro a me non è un parato bello, non è come dire, una zona di campagna, però Milano ha tantissime zone belle e io quando vengo qui per insegnare sono sempre contento perché vedo tanti giovani motivati e capaci. Buona serata a tutti, ciao.